Ciao amici, da una conduttrice che schiaffeggia accidentalmente Nicole Richie durante un'intervista a un giornalista turco che scambia il suo microfono per un fungo per diversi secondi. Scopri oggi i 10 momenti più sorprendenti della televisione. La professione di giornalista non è sempre facile, in particolare quando si tratta di fare un servizio sul territorio. E non sarà sicuramente questa giornalista rumena che dirà il contrario. La ragione? Beh, quest'ultima si trovava in un rifugio per cani quando è accaduto un evento assolutamente inaspettato. Infatti, mentre presentava serenamente il servizio, uno dei cani ha semplicemente deciso di urinarle addosso. In quel momento la giornalista non aveva ancora sospettato di nulla. Occupata a guardare la telecamera e a parlare nel microfono, quest'ultima non ha quindi visto il cane che continuava ad aggirarsi ai suoi piedi. Così quello che doveva succedere accadde e il cane ha urinato di nuovo sulla povera giornalista, che nonostante questo ha continuato a presentare il suo servizio come se niente fosse. Ma non era finita qui. L'animale considerava verosimilmente il luogo piuttosto piacevole, visto che ha ripetuto l'operazione una terza volta, cosa che ha finalmente allertato la giornalista. Quindi non è di sicuro pronta a dimenticare un giorno questo evento, tanto più che la sequenza video ha velocemente fatto il giro del web. Nell'aprile 2017, Nicole Richie ha rilasciato un'intervista a Kat Greenleaf, la conduttrice di Talk Stoop, un programma americano nel quale gli ospiti sono seduti su gradini di scale, ma non tutto si è svolto come previsto. Infatti, la figlia di Lionel Richie parlava della sua nuova serie, Great News, quando la conduttrice ha improvvisamente voluto darle il 5, un gesto che fu un palese fallimento. La causa? Il suo 5 è finito in uno schiaffo. E come se questo non bastasse, Kat Greenleaf ha allo stesso tempo fatto volare via gli occhiali da sole di Nicole Richie, lasciando quest'ultima assolutamente stupita. Ovviamente in quel momento la conduttrice era perlomeno imbarazzata. Tra l'altro si è immediatamente scusata a più riprese, spiegando che era impacciata, cosa a cui Nicole Richie ha risposto con umorismo, dichiarando «è ciò che vedo, solo con il mio occhio sinistro». Poi non ha esitato a scherzare, ricordando di essere stata aggredita 2 secondi fa. E come potevamo aspettarcelo, questo video è velocemente diventato virale. Su YouTube accumula persino più di 750.000 visualizzazioni. Durante un servizio, questo giornalista turco ha commesso un grosso errore che non ha mancato di far ridere tutti. Infatti, il presentatore conduceva molto seriamente un'intervista tenendo il suo tradizionale microfono con la sua mano sinistra e un enorme fungo con la sua mano destra. Fin qui tutto bene. Tuttavia, il giornalista, senza dubbio concentrato sulle domande, ha finito per avvicinare pericolosamente il fungo alla sua bocca per parlare. Qualche secondo dopo ha abbandonato completamente il microfono, senza grande sorpresa. Così, come possiamo vedere in questa sequenza video, il presentatore ha letteralmente usato il fungo come microfono. Non prestando attenzione ai problemi audio causati da questo errore, il giornalista ha persino continuato a parlare nel fungo per diversi secondi, senza sospettare nulla. Successivamente, sarà il suo interlocutore che gli segnalerà l'errore dopo essere stato avvisato dallo staff tecnico, cosa che non ha mancato di immergere i due uomini in una risata contagiosa. Da allora questo video ha anche divertito molto gli internauti, che lo hanno ampiamente condiviso sui social. Al giorno d'oggi questo giornalista si è persino assicurato un posto in tutte le papere del mondo, e si capisce perché. Tanto adulati quanto criticati, i modelli non hanno sempre la vita facile tra le diete, la pressione e il ritmo intenso imposto dal mondo della moda. E se questa pressione non fosse sufficiente, aumenta ancora di un livello sulla passerella. I tacchi vertiginosi possono appunto diventare l'incubo peggiore delle ragazze che rischiano di cadere ad ogni passaggio. Agnès Dain ce ne ha fatto tra l'altro la dimostrazione nel 2010 durante la sfilata Fashion for Relief, organizzata da Naomi Campbell in favore delle vittime del terremoto ad Haiti. In quell'occasione la famosa modella si è fatta notare durante il suo passaggio non per la sua sfilata, ma piuttosto per le sue 2 pesanti cadute. Infatti, la frizzante inglese, arroccata su tacchi vertiginosi firmati Burberry, è caduta una prima volta, prima di rialzarsi, tutta sorridente, sotto gli incoraggiamenti del pubblico. Davanti a un incidente tale, la giovane modella ha allora effettuato un piccolo inchino, poi ha continuato a sfilare per cadere di nuovo, dopo soltanto qualche passo. Tuttavia, Agnès Dain non era pronta a lasciarsi abbattere. In una risata, ha così tolto le scarpe con i tacchi smisurati per concludere la sua sfilata a piedi nudi. Successivamente ha scritto sul suo account Twitter: «Era la mia prima sfilata per la Fashion Week e c'è stato bisogno che io cadessi. Sarebbe stato meglio se non mi fossi rialzata la prima volta». In ogni caso, una cosa è certa, Agnès Dain non rischiava sicuramente di fare peggio alle sue prossime sfilate.
Rompere noci di cocco non è sempre un compito facile, in particolare quando si tratta di farlo con solo la forza di una mano, cosa che quest'uomo, di nome Thomas Alexander Dimitrievich, imparerà a sue spese in occasione di un programma trasmesso dalla televisione danese. Mentre provava a stabilire un nuovo record rompendo decine di noci di cocco a mani nude, Thomas, il quale possiede una cintura nera quinto dan in karate, ha infatti vissuto un'esperienza che non è pronto a dimenticare. La ragione? Beh, la sua dimostrazione fu un fallimento totale. Come possiamo vedere in questa sequenza, non è riuscito a rompere nessuna noce di cocco, perché appena ha tentato di rompere la prima, la sua mano ha colpito la barra di ferro. Nonostante ciò, ha voluto arrivare in fondo all'esperimento, provando a rompere altre 7 noci di cocco, invano. Alla fine, Thomas è stato costretto ad abbandonare. Tuttavia, la conduttrice gli ha affermato che avrà l'occasione di reiterare l'esperimento. Si spera, tuttavia, che la prossima volta il suo colpo avrà successo. Durante lo spettacolo di varietà Programma Doratinho, trasmesso sul canale brasiliano SBT, il conduttore Luis Ricardo si è improvvisato sputafuoco. Nulla di più sbagliato. L'ex artista del circo ha visto l'esercizio trasformarsi in un incubo. Infatti, dopo aver piazzato nella sua bocca un liquido infiammabile, il conduttore ha iniziato a soffiare in direzione delle due torce che teneva tra le sue mani, quando improvvisamente il liquido ha iniziato a scorrere sul suo viso. Luis Ricardo, abituato a questo tipo di numero, si è allora trasformato in torcia umana sotto lo sguardo terrorizzato dei suoi colleghi. Davanti a una situazione tale, il conduttore, colto dal panico, ha immediatamente tentato di spegnere le fiamme prima di precipitarsi dietro le quinte. Successivamente le squadre di sicurezza sono intervenute nello studio televisivo con degli estintori. Per quanto riguarda il pubblico, metà spaventato e a metà divertito, non ha probabilmente capito subito se l'incidente fosse previsto nel numero. Comunque sia, il conduttore è velocemente tornato sul palco per rassicurare il pubblico e per tentare di proseguire il programma. Nel frattempo, Luis Ricardo è stato portato in un ospedale e ha sofferto solo di ustioni superficiali, secondo più media brasiliani. Tuttavia non si avventurerà sicuramente a realizzare di nuovo un numero tale, perlomeno lo speriamo. Se la diretta è sempre più rara in televisione al giorno d'oggi, consente ancora di garantire delle sequenze perlomeno divertenti. La dimostrazione con questa sequenza video assolutamente esilarante. Infatti possiamo vedere Michael Behrens, un meteorologo del canale WZZM, che voleva dimostrare ai telespettatori che le strade potevano essere molto scivolose a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Volendo farne la dimostrazione, l'uomo ha avuto la bruttissima sorpresa di tentare una scivolata abbastanza rischiosa davanti alla telecamera, e come potevamo aspettarcelo, ha finito per cadere pesantemente, ricevendo persino un bel colpo dietro alla testa. Alla fine è stata più la paura che il danno, visto che Michael Behrens ne è uscito fortunatamente illeso. Per quanto riguarda la sua esperienza, avrà senza alcun dubbio dissuaso molte persone ad uscire per una passeggiata. Essere modelli non è una passeggiata, e non sarà sicuramente Priscilla Perez che sosterrà il contrario. Durante la sfilata di Sha Collection Cibeles della stilista di alta moda Maria Lafuente nel 2010, quest'ultima si è appunto fatta notare utilizzando un passo assolutamente particolare. Infatti, fin dall'inizio della sfilata, la modella non sembrava molto a suo agio nelle sue scarpe. Così, dopo aver affrontato le difficoltà di camminare con un tacco così alto, Priscilla Perez è riuscita bene o male a raggiungere la fine della passerella. Invece, tornare dietro le quinte era una vera e propria corsa ad ostacoli che si era eretta davanti alla modella, a tal punto che la sfortunata ragazza ha persino dovuto slogarsi le caviglie a più riprese per rimanere sui suoi tacchi. Tuttavia questo non fu sufficiente per impedirle di subire una bella caduta e di finire con le ginocchia a terra. Tuttavia, una volta a terra, un invitato si è proposto di aiutarla a fare gli ultimi passi che la separava dalle quinte, ma mentre il pubblico applaudiva timidamente Priscilla Perez come incoraggiamento, quest'ultima è caduta pesantemente di nuovo, prima di essere sostenuta da altre due modelle. Quindi non siamo sicuri che dimentichi un giorno questa sfilata, tanto più che la sua lunga e interminabile caduta ha rapidamente fatto il giro dei media e dei social, accumulando persino più di 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. E il meno che si possa dire è che molti internauti non hanno esitato a reagire a questa sequenza video sorprendente. Durante un programma culturale trasmesso in televisione, una donna di nome Jenny Iglesias ha vissuto un momento che rischia proprio di rimanere impresso per sempre nella sua memoria, ma non necessariamente per le ragioni giuste. Beh, quest'ultima ha tentato di realizzare una figura ginnastica, ma che si è purtroppo conclusa con un fallimento totale. Mentre provava a restare in equilibrio, due uomini le servivano da supporto, Jenny Iglesias sembrava già fare fatica a compiere la sua cascata. Alla fine, nonostante le difficoltà apparenti di questa manovra, ha deciso di lasciarsi tentare con una seconda possibilità, cosa che non ha tardato a rimpiangere, visto che le è valso di cadere molto pesantemente, con la testa in avanti. Alla fine è stata più la paura che il danno per questa ragazza, che è riuscita ad uscirne illesa. Bisogna dire che ha avuto molta fortuna, la situazione avrebbe potuto facilmente trasformarsi in un dramma.
Janet Garcia è una donna diversa dalle altre. Spesso considerata come la più bella presentatrice meteo del mondo, quest'ultima non lascia nessuno indifferente. Ad ogni previsione del tempo, la ragazza impressiona con il suo bell'aspetto fisico. Bisogna ammettere che la messicana mantiene accuratamente il suo corpo con un programma sportivo intensivo che promuove sul suo account Instagram, in cui conta al giorno d'oggi 14,6 milioni di follower. Ormai, il meno che si può dire è quello che il meteo ha preso una piega inaspettata in Messico e persino oltre i confini, con la presenza della stupenda Janet Garcia. Ora tocca a te dirci quale di queste sequenze video è secondo te quella più sorprendente. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!